Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Salve a tutti, buongiorno pubblico. Eccoli, Paolo Simmo, abbiamo... Giuria, mi mancavate un po', ormai ogni giorno se non vi vedo io sto male. Fiammetta Fadda. Ma quanti ce n'hai di queste cose qua? Beh, io ho chiesto a Fiammetta di andare in casa sua a vedere il guardaroba. Non basta andare in camerino per vedere la grandezza dei bauli e dare il mondo. Riccardo Rossi, speriamo di averlo in giornata on oggi. On. Chiara Masi che online è sempre, tutti i giorni con il suo blog. Ti abbiamo qua, tutta di nero, Mirta da Roma. Fammi un sorrisino. Nicola da Verona. Il cappello un po' allorizzato, ci piace, ci piace. Allora, signori miei, dovete cucinare, dovete farlo in quattro prove diverse, vi daranno dei punti. La prima non gli dà punti, però chi vince ha un vantaggino, sceglie l'ingrediente o il piatto della prova successiva. Impegnatevi anche in questa, di manualità. Salsa tartara, una versione cremosa spalmabile su tramezzini, panini e sandwich di qualsiasi genere. Riccardo Rossi ha già preso il taccuino, voi prendete tutto quello che vi serve per realizzarla bella, cremosa, omogenea come la mia. Tre minuti, via! Non è francese famosa questa, tartare, salse tartare? No, tartare sì. È un'altra cosa. Tartare è un'altra cosa però, eh? È questa, c'ho il vasetto a casa, ecco. C'è scritto tartare, scritto tartari. Quant'è perché c'è quel vasetto? Era questo popolo, i tartari. Tartari che scesero giù e fecero questa salsa con quello che trovarono, no? Così è andata. E appunto, cosa trovarono, Riccardo? Maionese. Mamma mia. E poi, no, è buona. È maionese, limone. Ma perché la maionese l'hanno trovata già pronta, i tartari? Sì, da quell'altro popolo che venivano dagli antichi Maya. Da lì hanno fatto. Ci sei uscito bene, bravo. Dai, Fiammetta, dimmi che c'è qua dentro, che tu lo sai a memoria, dai. È una salsa maionese con dentro una serie di erbette, dragoncello, cipollina, anche un po' di capperetti. Ecco perché uno la compra e non la fa. A volte loro fanno una versione basic, altrimenti la trovi anche con dei sottaceti come le carote, il cetriolo. A loro fanno con solo le erbette. Solo la base. Dove la schiaccia? Cipollone sul coso. Erbette vai. Sui polpettoni freddi la metti, sui polpettoni gelati. Allora, beh, non fa proprio impazzire. Mm. Però anche per fare i sandwich, dà quella botta di freschezza. Quello zing? Ma sì, uno zong anche, uno perché zong. È bella tosta. Però sì, sulle carni fredde così. Quando la carne è proprio quasi rancida, bella spalmata di tartare e via! È un piatto di ripasso! Un bel pollo freddo, appunto, quando è un po' triste così, quella diventa un po'... Va bene. È quasi un piatto da divano. Sai, proprio... Con la bocca in giro, passi dentro quando sei un po'... Da divano sconsigliabile, cioè, perché se tutte se il divano sere... è foderato e lavabile, sì. Sì, certo, esatto. Ma allora, chi ci ha mangiato? La tartare? Tu vedi tutto ammarazzato, sembra un dalmata sto divano. Io qua vi lascio tranquilli, ma non pensate che sia sempre così, Sapete come funziona? Qua c'è da aggiungere la maionese. 10, 9, mi serve il piattino lì sopra l'alzatina. Mirta. Piatto. Piatto. Inizia male. Vai, te la porto con questo, se no. Beh, mettilo qua, mettilo lì. Grazie. Non si fa così, eh? No, ma che. Mi raccomando. Allora? Allora, la porto così. Vi devo dire che a vedere la maionese spremuta, questa volta volevo andare via io. Questa? Fammi vedere. Quella è la mia. Quella direi, che dici? Oddio. Più omogenea. Quella, vero? Sì. Sinagra. Sì. Nico?
Yes. Sì. Nick? Nick? Nicola, vince la prova di manualità. Allora. Questi casca in piedi, straccetti o tagliata? La tagliata. Dai. Bravo, da buon toscano ci piace. E la tagliata è il piatto per la prova di abilità. Si può fare di tutto, non per forza la tagliata, quella classica di carne rossa. E per fare ciò avete tutti i nostri ingredienti a disposizione dietro lì. Mi fai un sorrisino? 30 secondi per prenderli. Via! Da buon toscano vi darò una tagliata rossa, ma non di carne, di tonno. 600 g di filetto di tonno, 5 carciofi, un limone, semi di papavero o semi di sesamo, sale, olio extravergine, uno spicchio d'aglio, un goccio di balsamico, gambe di prezzemolo. Stop! Mi piace. Burro d'arachidi, zenzero. Qua petto d'anatra. Interessanti. Via il tempo, 10 minuti. Non vi ho detto che questo campanello luccicante serve per avere 30 secondi del mio di dispensa o il mio aiuto. Vedi, stavo già tirando indietro, 30 secondi del mio sì. aiuto. Mi stavo già auto mettendo in ferie. Allora, Mirta da Roma. Sì. Che ci fai? Faccio una tagliata di petto d'anatra con mostarda di mandarini e una crema di miele e senape. Okay. E germogli di soia. Ok, ha un titolo tuo sto piatto? L'ho chiamata Yuan Yan, che significa in cinese anatra e mandarini. Perché sei cinese? Ho studiato cinese, sì. Ah, attenzione! Per quale motivo? Scusa, per sapere. Perché sì. Perché mi interessava studiare cinese. Perché quando va al ristorante sa cosa ordina. Non proprio, però. Beh, è una certa impresa studiare no, cinese, perché eh? Sì, non è banale. Che... È un po' come Riccardo, fai, ma perché? Perché sì? Perché... Vabbè, c'è sempre un motivo dietro, non ce lo vuole dire, ma io già ho capito, quindi non importa. Oggi deve... C'era un ragazzo cinese. No. C'era un ragazzo cinese che come me? Allora, non so se hai imparato questo piatto durante le pause di lezione... di cinese, però è diversa la cottura dalla nostra, cioè è partita con padella a freddo, antiaderente con un filo d'olio, con la parte della pelle sotto, ovviamente non l'ha incisa, vero? No. No? E per farla diventare croccante, però con coperchio, un po' diversa. E la sta preparando questa emulsione che faccio spesso anch'io tra senape e miele, che si contrastano e stanno molto bene assieme. Il mandarino sciroppato, anzi candito, da vedere. Con questo dai freschezza? Al germoglio di soia. Ok, quindi devi grattugiarlo, spremerlo. Nico. Allora, io farò una tagliata di pollo. Come si chiama questa? Farò una tagliata di pollo al satay. Inventati un Indo titolo. Dutch. Mamma mia. Indo Dutch? Esatto. Hai studiato giapponese tu? Ho studiato giapponese. Veramente? Ma veramente? Veramente, all'università. Vabbè, ma chi le compone ste puntate? Dai, ma c'è una roba, eh? No! Allora, ringrazierei gli autori di Cuochi e Fiamme che, visto che non hanno potuto fare troppe vacanze per preparare tutto il nostro programma, sognano l'Oriente e abbinano... Bravi, ci piace. E poi lo fanno per te, così riempi quel taccuino di nuovi termini. Allora, dici come lo fai. Esattamente, in pratica, beh, faccio scottare la carne. Dopodiché farò una salsina con a base di burro d'arachidi, latte di cocco, zenzero e limone. Buono. Esatto. Che è buono. Una ricetta indonesiana, ma la usano anche in Olanda, perché l'Olanda, insomma, sono state dei gran conquistatori, dei grandi esploratori. Grazie. Bene. Ti vedo molto sicuro, molto tranquillo e padrone degli utensili e del tagliere, quindi è sinonimo di allenamento. Cucini spesso? Cucino spesso. Per chi? Cucino spesso per la mia ragazza, per i miei amici, cucino spesso per la mia famiglia. Per Manuela? Com'è che si chiama? No, per Eleonora. Eleonora. Nora per me. Chiaramasci ride. Chiaramasci rischia seriamente che io... Poi ti dico due cose dopo su Chiaramasci, quando ci siamo sciolti. Ah, non le vuole sapere. Sei amici? Ah. Tutte le sere me lo dici. Allora,
Tornando sulla ricetta un attimo a livello di sapori, mentre Riccardo prende appunti, il burro d'arachidi dà questa cremosità e questo gusto che più che dolciastro è avvolgente, cremoso, proprio di tostato, ecco. La salsa di soia dà la salinità senza aggiungere grassi, il succo di limone stempera il tutto, acidità, e toglie al latte di cocco quel retrogusto un po' stucchevole che potrebbe avere da solo, quindi abbinamento perfetto. Dimmi soltanto se la metti poi in cottura con il petto di pollo o la abbini soltanto laterale. L'abbino solamente laterale. Faccio, okay. Per il petto di pollo faccio poi una vinaigrette con il limone, l'olio. Fai una citronette. Una citronette, esattamente. Con il limone e l'olio. Quindi il petto di pollo è cotto così, grigliato. Grigliato e poi verrà tagliato e riscottato perché il pollo ci mette un po'. Allora, adesso, sì, adesso chiamo la sicurezza. Chiamo la sicurezza. Sì? Ti faccio conto come a scuola. E vedo Riccardo copia. No, veramente. E se non vedo che scrivi roba culinaria. Stai sbirciando. No, scrivevo la misura di un portaposate. Quindi devi stare calmo. Per cui volevo organizzare, guarda qua. 35 per 43 per 6 costa 14,90. O 15 per 43 per 6. No, non è che è vero. Mi dici cosa stanno cucinando? Lei sta cucinando un filetto di manzo, lui del petto di pollo. Petto d'ana che approccia, no, siamo l'ana, della pollo, tutta la... Con fiammetta, dicevamo, secondo me gli ho detto, tu hai detto tagliata prima, la prova di oggi è la tagliata. Io ho detto, scusa fiammetta, che sarebbe l'entrecotte? Ma no Riccardo, quella è un'altra cosa. L'entrecotte, ma io vorrei sapere tutti questi nomi, dei tagli. E lei ha detto, ma Riccardo è facile, l'entrecotte tra le coste. Io ho detto, quindi a Roma è la fragosta, la famosa fragosta. Sai che però tagliata, sì, torna, però sai che la tagliata, il nome tagliata spesso viene un po' utilizzato un po' a sproposito, perché ecco, a volte si trova anche il controfilettino di manzo tagliato fine fine, ecco, cioè scontato. Controfiletto, contro chi? Io non capisco questo file, ah, c'è la bistecca, sì. T-bone stick, sì, T-bone. Ok? C'è il filetto, sì. Quello piccolo a sinistra, sì, quello lungo stretto, che passa anche a destra. E poi in realtà è sopra la mucca, la cow, il filetto è sopra, sulla schiena, no? La vedi cow. Tutti T-bone? Mi ha detto T-bone, T-bone. E la cow. La T, guardi una T, qua sì. C'è il filetto e qua c'è il controfiletto, che è più saporito del filetto, ma un pochino più duro, tra virgolette. Ah, più duretto ma più saporito. Contro... Sì. Mi segno questo. Tutti quando in Toscana facciamo la bistecca, che è quella che chiamano fiorentina, la bistecca alta, tutti si fiondano sul filetto, ma in realtà... Se è buona la carne, quindi morbido il controfiletto, è molto più saporito. Quindi io lascio servire gli altri e poi mi tengo l'osso e il controfiletto. Ah, ho capito. Si meglio. Se questo segna. Ma secondo te io tutta questa roba, invece che scrivermi questo libretto che poi venderò a Pesoro, non è che c'è un libro che lo spiega facilmente tutto? Non mi dire l'Artusi, per favore. Scusa, un attimo, fai interrompere tu ovviamente. Noi stiamo riempiendo questo libro così. Sì. Io sto sfacendo. Esatto. Lui è Amanuense. E lui poi lo vende a peso d'oro. Sì. Ricordiamoci di fargli firmare quel modulino che dobbiamo preparare. Sì, certo, contaci. C'è sto libro allora? Il libro ci sarà quando pagherai le royalty a noi. Adesso vado a dare la mia ricetta che è di pesce, è piuttosto semplice. Prendete un piatto, mettete un filo d'olio extravergine, sale e pepe e rotolate all'interno i filetti di tonno tagliati almeno 4 cm di altezza. Scaldate una padella antiaderente rovente con un filo d'olio anche lì, lo spicchio d'aglio in camicia e lo fate rimanere a imbiondire per 10 secondi, non di più, deve soltanto dare un po' di profumo. E lì scottate il tonno, passato o nei semi di papavero o nei semi di sesamo, diventa croccante. Si lascia riposare, prima si scotta 30 secondi per latte, poi si lascia riposare sul piatto. Nel frattempo pulite i carciofi, li tagliate finemente al coltello, ovviamente soltanto il cuore, e li condite a mo' di insalatina. Servite sul letto di carciofi il tonno, prima scottato, poi fatto riposare, e tagliato come se fosse carne. Finite con 2 gocce di balsamico. È un piatto molto leggero, anche perché sta a dieta, ma c'è tanto gusto. Qua stiamo impiattando perché manca 30 secondi circa. Allora, cottura mi sembra venuta, ora io non posso dirlo, però mi sembra venuta piuttosto bene, ero un po' preoccupato, sai? Perché normalmente si scotta forte dalla parte della pelle in modo che diventi croccantissima, poi si gira dall'altro lato e si finisce al forno. Questa è la cottura un po' classica. Questa invece è un po' più veloce e a noi ci piacciono queste cose. Quindi germogli di soia conditi con... Zenzero. Zenzero, ok. Di qua stiamo impiattando il pollo, stop! Piatti su. Bravi, anche in tempo. Cina contro Giappone. In due piatti che
non hanno gusti troppo o ingredienti troppo particolari, quindi riproducibilissimi. Mazza, che bello. Avete bisogno di suppellettili? Un cucchiaino? Levi? Sì. Per forza, troppo grassa. Mi ripeti il titolo? Yuan Yan. Yuan Yan. Però prendi tutto, eh? Quella salsina, che secondo me è il giusto caso. Abbinamento. Allora, non è un piatto facile, nel senso che ci sono tanti ingredienti con sapori ovviamente molto diversi. Secondo me la mostarda di mandarino copre un po', nonostante la carne sia ben saporita e cotta molto bene, concordo. Io ho preso un pezzettino piccolo di mandarino, ho preso anche un pezzetto piccolo di carne, però va dosato molto bene. Perché è davvero molto forte, rischia di coprire tutto. Ottima invece l'idea dei germogli di soia con lo zenzero che rinfrescano. Di un finger food. Sì, sì, lui mette tutto insieme e poi so già come fa. Dalla parte giusta, così dice tutto insieme e assaggio tutto insieme. Deve me sta coccia di pelle dell'anatra grassa. Sta coccia di pelle. Beh, guarda che è, sembra un maiale. Una cotenna sembra, l'anatra è grassissima, l'anatra. Mamma, ammazza. Uno mandarino pensa. E invece è una bestia questo mandarino. Come detto, la mostarda di mandarino. E questa cos'è invece? Metti la salsina, quella è buona. Senape e miele. Ah, senape e miele. Ah, quella che ti piace a te. Vabbè, senti, mi piace, ma. Ma il mandarino non c'entra niente. Proprio. Chiara Maggio ha detto copre? Io dico soffoca! È morta l'anatra per colpa di un mandarino! E per come levano le anatre potrebbe accadere. Beh, l'anatra è cotta rosa, rosa intenso, quindi correttamente. Molto bene emulsionata, esatto. A vedersi. Beh, non mi spiace affatto, però è un po' troppo dominante il dolce del mandarino. E allora, essendo il mandarino una mostarda, una mostarda. Il problema della mostarda oggi è che è poco carica di senape, nel senso che tutti la vogliono piuttosto dolce, questo è il palato. Quindi io questo l'avrei voluto più piccante per addolcire il dolce della carne dell'anatra. Per contrastarlo. Per sì, in questo senso. Bene il croccante dei germogli e anche la salsina che però aggiunge un'altra nota dolce. È questo il punto discutibile, il mandarino. Lasciamo la Cina, prendiamo un aereo, voliamo in Giappone. Freddo, freddo, fredda. Buonissimo. Ero molto incuriosita da questa salsa che ti ho visto fare, ti ho visto dosare un po' proprio le dosi precise perché mi piacerebbe rifarla, perché mi incuriosiva molto. È ottima, piccante,
e dà un equilibrio perfetto al pollo, che da solo, perché è semplicemente grigliato, non avrebbe assolutamente un sapore ovviamente dominante. Quindi questa salsina fa tutto ed è molto molto buono. Il pollo è cotto bene, perché ovviamente andava ben cotto. Ripetici il titolo? È una tagliata di pollo con salsa satay Indo Dutch. Prendo il poulet, prendo sausage, già più facile, eh? Che c'è, il cocco? C'è il cocco. Io sembra che cacchio me no, strangoli. Sembra, eh. Povero, povero. Certo, è arrivato una coccata, si sente. È buono. La dici, buono. C'era cocco poi? Cocco, tapenade, rôti, tutte certo. Quelle cose. Buono. Buono, mi piace anche sia piccante. E ricordo che la prova era la parola tagliata. E lo dico non a caso. Giusto. C'è anche zenzero grattugiato sopra? Sì. Ma proprio poco poco, sai? Che hai preso quello in basso, se prendevi quello, lo vedo sopra. Infatti l'ho evitato apposta. Satay è anche addirittura le brochette, no? Si chiamano satay perché esatto. Automaticamente vengono. E quindi è una ricetta di tutto il sud-est asiatico. Di tutta l'area, di tutto il sud-est. Di tutta l'area del sud-est. Se posso assaggiare. Allora. Non detto niente. Hai fatto troppo. È molto buono. Si sentono molto bene questa nota acidula profumata dello zenzero e dell'insieme di questa salsa fatto col burro di arachidi. Esatto. Col burro di arachidi che lo rende cremoso. È un piatto che non è particolarmente creativo, è eccellente. Perché anche Dutch? Perché in Olanda c'è una variante. In Olanda è una variante olandese, usano moltissimo questa salsa, la mettono dappertutto, sulle patatine, sul kebab, sulla carne. Votate Mirta. Con l'aiuto di Riccardo Rossi passiamo al piatto di Nicola. Un bel amplein, 15 a 9 per Nicola, bravo! Bravo, bravo, bravo! Pubblicità, torniamo subito! Bentornati a Cuochi e Fiamme, ciao amici dalla penna veloce che si prendono tutti gli appunti. Allora, la prova precedente era tagliata, l'ha vinta Nicola per 15 a 9 su Mirta. Nicola sceglie, si parla di funghi, porcini o chiodini? I porcini. Te credo. Sono i porcini l'ingrediente della prova di creatività. Il re dei funghi, insieme all'ovulo, ricettato, rendetelo creativo, avete 10 minuti di tempo e sempre in prima di questi 30 secondi per fare la spesa. Via! Allora, Mirta sta rubacchiando qua e là, patata viola, pelata, bollita e pelata, formaggio, ci dirà quale, cos'è questo? Quella è crema di fiori d'aglio di salmone. Ah, hai ricercato. Polpo bollito, prezzemolo, funghi, peperoncino, pangrattato più tranquillo. 3, 2, 1, stop. Qua più semplice, qua da capire. 10 minuti, via. Allora, Mirta. Sì. Spiegaci un po'. Allora, faccio una crema di patate viola. E dei funghi porcini. Come la fai, con il latte? No, con il brodo. Il latte mi serve per sciogliere il formaggio, che è il formaggio latteria della Valtellina. Bene, e funghi come li userai quindi? Funghi tagliati sottili, cotti in padella. Trifolati quindi? Sì, tra le patate e la crema di formaggio. E tra questi ingredienti presumo che ci sia il carasau. Sì. Okay. Ricordiamo che essendo la prova di funghi porcini, Fiammetta mi chiede, mettiamo i funghi porcini.
Cioè, tra le righe era tradotto mettiamo è ho fame, prossimi. Mi piacciono i funghi abbondati. Ecco, bravo, grazie Simone. Bene, qua invece Nicola li fa con il pesce. Qua invece li faccio con il pesce. Allora, passerò i funghi in padella con dell'aglio, molto semplicemente. Trifolati semplicemente anche tu? Scottati, più che altro. Dopodiché li faccio andare per un po', cuocio la pasta, faccio saltare la pasta insieme con i funghi, una cosa molto semplice. Aggiungo il polpo alla fine, tagliuzzato. Che è già cotto. Esatto, che è già cotto. E poi guarnirò con il formaggio e il pan. Cos'è, grana? Formaggio grana scaglia, esattamente. Il pan grattato come? Atturrato, come lo fanno i siciliani. Quindi lo farò tostato. Quindi ti servirà un'altra padella calda. Tanto quella va da sola. Esatto, la mettiamo, no? Potremmo metterla. L'acqua non è salata. Sai che voglio fare, Simone? Voglio fare una versione di Cuoche e Fiamme, la chiamo Light, dove tu ti siedi a posto mio, io sto lì e faccio tutta roba normale. Io dirò, la prova di oggi sono i funghi porcini. Poi dice, oh, lei cosa ci prepara? Pasta coi funghi. E lei cosa faccio? Bistecca coi funghi. Oh, sono cose normali. Cosce normali. Cioè, però oggi la melanzana. Lei cosa fa? Melanzana a fughetto. Lei melanzana di parmigiano. Molto bene. Vedo tutte cose normali. Ok, sono quelle cose che a casa i nostri amici sì. sanno fare. No, no, non è vero. Perché l'hai detto pure te che la cosa più semplice è la più difficile da fare. E anche fiammetta fada lo sa. Aglio, olio e peperoncino. No, vabbè, quella era un esempio. Un di esempio. Allora. Funghi porcini, prendiamo le cappelle, tagliamo a fettine, sale, olio, pepe e limone. Fantastico, scaglie di grana. 5, 5, ti do 5, bravo, hai vinto. Ti do 5, bravo. Cioè, ma... Vedi, ti applaudo, 5, bravo, dammi il gessetto. Guarda, ecco, 5, siamo orologiati, 5, guarda. Fammi un altro piatto, lasagne per mangiare, 5, bravo, 5, hai vinto, 10. Adesso posso scegliere nuovi ingredienti. Funghi porcini fritti. Esatto, 5, va bene? Vabbè, mettiamo. Chiedi a fianco. Mettiamo che questi piatti si trovino un po' ovunque. Sì. Si sono visti e rivisti. E quindi poi, guarda, io ti darò una zuppa. Vuoi funghi porcini? Ti do quello che vuoi oggi sui funghi. Okay. Però c'è qualcuno che gli piace uscire un po' dagli schemi. Per stupire, per provare, perché magari. Per sopravvivere a se stessi. Ma la zuppa di porcini non è banale, eh? Appunto. Cioè, pochi fanno ricetta. La zuppa di porcini, una bellissima ricetta. Buona. Puoi dirla perché è una rarità. La diamo con l'orzo o proprio velluto di porcini? Con l'orzo. Con l'orzo, sono d'accordo pure. Vado a darla, dai, così vai. Poi vengo da voi, ok? Riccardo, ascolta, eh? Sì. I funghi porcini dovete comprarli italiani, questo è fondamentale. Poi preparate sedano, carota e cipolla e li fate andare piano 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 con l'extravergine d'oliva in casseruola. Fate bollire l'orzo fino a metà cottura in acqua salata e lo scolate. Aggiungete i gambi dei funghi porcini privati della terra e della parte finale, tagliati piccolissimi, quelli diventeranno una crema all'interno. Li fate rosolare insieme alle verdure, aggiungendo uno spicchio d'aglio e del peperoncino se vi piace il piccante. Vi portate a bollore un po' di brodo vegetale fatto con sedano, carota e cipolla e cominciate a bagnare questo fondo di cottura, al quale, se volete un po' un trucchetto, potete aggiungere un pezzetto di cotena di prosciutto. Fate stracuocere questo brodetto dove aggiungerete l'orzo, in modo che possa arrivare a fine cottura. Bagnate, 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 alla fine sale, pepe e le cappelle dei funghi porcini. Le tagliate sottilissime al coltello, le condite sale, olio e pepe e le servite crude in sospensione su questa zuppa molto cremosa, in modo che con il calore di questa possano arrivare a una semicottura. Questo è un piattino anche piuttosto leggero, nonostante sia gustoso e pieno di sapore. E si serve con un'abbondantissima macinata di pepe nero. Bravo, ottimo. Come piace a te. Allora, ti dico una cosa, sì. Visto che tu dici funghi fritti, sì. Sai come te li avrei fatti io? Così dimmi. Diamo automaticamente un'altra sì. idea. I funghi li tagli a pezzi molto grossolani, quindi di 2-3 sì. centimetri. Prendi farina, latte e farina di mais e l'olio bollente di semi. Prendi i funghi, li passi nella farina, così attaiati, sì. e li scuoti, così rimane soltanto un velo di farina sopra. Poi lo schiaffo nel mais. Poi li inzuppi nel latte per 3 secondi. E poi le passi nella farina di mais, li friggi, questo provoca la protezione e l'aderenza del latte con la farina di mais perché sotto c'è la farina e non si stacca, vengono precisi. Sì. Il mais diventa croccantissimo e automaticamente il fungo dentro cremoso. Salt? Appena, e te ne mangi 100. 1000.
e non hai fatto la doppia panatura con anche l'uovo che è pesante. E poi copre il sapore del fungo, invece così sì, rimangono questo potrei ricordarmi di farlo. Questi sono buonissimi. L'importante, ripeto, questo è fondamentale, sì, i funghi italiani, sì, cioè fungo di in stagione, altrimenti se volete fare qualcosa dove si stracuoce il fungo, qui lo dico e qui lo sottolineo, prendete anche un ottimo surgelato se deve stracuocersi, se non c'è bisogno della, sì, freschezza del fungo, perché quelli bellissimi, stupendi, che si trovano ormai sempre, sì, vengono dall'est, sì, sono bellissimi ma non profumano, esatto, no, non profumano, non però i surgelati sono anche buoni, surgelato buono, dammi una ricettina con un buon surgelato, dai. Io ti avrei detto un raviolo ripieno, io lo faccio di morlacco, quindi di un formaggio veneto fresco, però si può usare lo squacquerone, si può usare la robiola, un formaggio comunque fresco, e da condire con una cremina di zucca, quindi una passatina, una vellutata di zucca molto leggera, quindi e il fungo va dentro il raviolo, no, il fungo è solo con il formaggio ed è condimento, scusami, okay, il raviolo solamente con il formaggio, il condimento è tutto fungo, però io lo faccio anche con i congelati, è anche molto più veloce, più semplice da trovare. Quando si stracuoce il fungo, il surgelato, sì, va benissimo perché hai si può frullare, un sugo di accompagnamento, sì. Fiammetta, ma io direi in purezza, porcini, qualsiasi fungo, basta che costi 4 piotte, in purezza tagliato va bene, no? No, a me piace molto la zuppa di funghi, ma senza dentro nient'altro che i funghi nel loro brodo con un po' di prezzemolo. Trovo che è un grandissimo piatto, abbastanza difficile da tipo trovare. Tipo guazzetto, dici, quindi? Tipo, no, e poi dopo, no, no, tipo guazzetto con il brodo, poi dopo messo in una piccola cocotte, e coperto con la pasta. Sfoglia. La pasta sfoglia, messo in forno in maniera che quando lo apri esce questo meraviglioso profumo di fungo, è una zuppa leggerissima, però di grande eleganza. È anche abbastanza semplice. Sono quei piatti che ti fanno fare un po' a volte la scuola alberghiera, queste cose con la sfoglia. Mentre invece, scusa, non abbiamo parlato di funghi da fare alla brace, che li schiaffi sulla polenta, intanto per dirne un'altra. Ah, la brace sì, buoni. Ecco. La cappella del porcino. La cappella del porcino. Con l'alloro anche sopra, esatto, sale grosso. Sì. Oggi buttiamo lì ricette come se piovesse. Allora, qua invece andiamo più sul sottile. Un effetto polenta è diventato viola con la patata viola. È viola al naturale, nel caldo. Okay. Ok, cioè non ci sono coloranti? No, no. Il fungo saltato con uno spicchietto d'aglio lasciato intero, quindi profumati all'aglio. Sì. Dai, aiutami. Adesso abbiamo messo sul piatto, manca l'abbiamo la crema. L'abbiamo visto e abbiamo accompagnato, sì, con questo che avevi detto che era una? Crema di fiori d'aglio rosso di Sulmona. Ah, lo conosco l'aglio di Sulmona, è l'unico aglio DOP d'Italia. Sì. Ma è molto raro trovare la crema, la crema di, fiori. Di fiori, si chiama aglio orsino. Sì, e a Sulmona si trova proprio nel negozietto, quello accanto a dove andava George Clooney quando è girato il film. Dice, ma chi c'è la crema di fiori? Quella che prendeva George, te la danno. È vero? Ti fornisco di un calmante, fermetta, te lo prometto, per Riccardo. Dimmi soltanto quel formaggino lì che hai fuso. È latteria della Valtellina, okay, formaggio valtellinese. Benissimo, è andato in crema con il latte. Quindi qua sapori montanari, qua sapori marinari, dove stai saltando questa sorta di tagliatellina, un tagliolino. Un tagliolino, un tagliolino, un mal tagliato fatto a mano. Ok, a mano dovrai anche impiattare perché mancano pochissimi secondi. Pochissimi. Mirta è già pronta, te ne do 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok. Rischio. Ah, ha messo anche la bruschettina alla yorzio. Graditissima. Oh, guarda qua. Ecco fatto, tieni. Sembra un'ostrica, fa paura. Sembra un'ostrica? Sembra un'ostrica. Viola? Guarda, ti do un consiglio, se trovi un'ostrica viola la mangiare. È buonissimo. Hai visto? Anche qui c'è un equilibrio di sapori, oltre che di colori, perché ti dico, esteticamente è anche bellissimo da vedere. Si sente molto bene l'aglio. E ti dirò, rimane, lo sto sentendo adesso, rimane abbastanza il sapore dell'aglio in bocca, che è quello che hai spalmato qui, sì, sopra, giusto? È molto molto buono, cotti bene i funghi, carina l'idea della patata viola, un ottimo piatto. L'aglio però rimane davvero troppo, forse. Grazie Simone.
siamo sicuri, quindi ammazza, molto buono. La barchetta è di ceramica, eh? Ti è piaciuto, eh? Mi è piaciuto, e mi è piaciuta pure quella cosa viola sotto. La patata viola? Esatto. Okay. Che non è il, la barbabietola. No, è la patata. Viola. Difficile da trovarsi, ma con che fiamme troviamo tutto. Si trova, si trova. Una volta si trovava meno, no? La patata, la patata viola, ma è una variante della patata americana, sono quelle che è gialla, e c'è che è gialla, ma c'è anche un po' arancione la e c'è anche violacea. Beh, l'effetto colore è eclatante. Sì, questo somiglia un po', forse è vero, un'ostrica, dunque. Un piatto di sapore classico, però straordinario per il tipo di presentazione e per la nota dell'aglio sul pane carasau, molto delicato, perché si sente che non è l'aglio quello pesante, strofinato sopra, e il fungo dà una carnosità al piatto che lo rende di grande stile. Bel piatto. Dopo l'antipasto passiamo al primo. Nicola, polpo e funghi e gran. Allora, ti dico subito, mi piace l'idea di abbinare il fungo con il polpo, però intanto molti più funghi, ecco, perché non ce ne sono, cioè non si sente assolutamente, proprio scompare completamente. L'idea è molto carina, però andava secondo me saltata in padella con un sughetto vero e proprio di funghi, perché è rimasta molto asciutta e manca l'elemento che doveva essere protagonista, quindi il fungo. Avevo paura di questa critica quando ho visto il piatto, sai? Allora, vado a... Ah, c'è la merce sotto. Beh, lo lascio qui, così serve anche la fiammetta. Ah, serve un litro d'olio. Sì, è povero. È povero del fungo, è tutta ammappata, come diciamo noi a Roma. E quindi è un po' così. Ti è piaciuto il funghi col pesce? L'abbinamento almeno... Sì. Fungo pesce molto ligure come, come abbinamento, anzi direi polpo pesce ancora più ligure con il fungo. Credo di aver preso tutto. Interessante come è stato pensato, però devo dire che l'elemento ludico manca in questa pasta. Non c'è effettivamente abbastanza fungo e il contrasto tra la durezza del polpo e la morbidezza del fungo non avvantaggia il piatto. Votate prima il piatto di Mirta. Con il gambo dei funghi potete fare una piccolissima cremietta frullata che ti dava cremosità al piatto, e poi le cappelle invece le facevi trifolate. Già così ti avrebbe reso il piatto più avvolgente. Brava Mirta, I'm playing. 15 a 6 per Mirta. Passata in vantaggio lei, 24 a 21. Prova di presentazione, bello da vedere. Pesce crudo o pollo arrosto? Non lo guardare, decidi tu. Pesce crudo? Bravo. E il pesce crudo, l'elemento per il piatto di presentazione. Pesce misto davanti a voi, verdure, riso, salse varie. Dovete farlo bello, quindi non perdete tanto tempo nella... nell'aggiustare di sapore, ma nel metterlo in ordine nel piatto. Anche la scelta del piatto influisce. 7 minuti di tempo per voi, tutto può succedere, via! Si ribalta sempre il risultato qua. Allora, Mirta. Io faccio dei pomodorini ripieni con mozzarella e orata, tagliata sottile.
Abbinamento mozzarella e pesce, lo adoro. E poi delle tronchette di cetriolo e, con il papavero, estremamente con i semi di papavero, e sempre ripiani con orata. E poi due bicchierini, due ciotoline con crema di rape rosse, e una di rape rosse e una di piselli. E lì che ci metti sopra di pesce? Pezzettini di orata. Sempre. Orata, tutto sull'orata. Bene, che fai di lavoro? Io studio. Cosa? Storia dell'arte. Ammazza, ragazzi! Si sente un corso di laurea interessante. Finalmente, storia dell'arte è una delle più belle lauree che si possano prendere in Italia. C'è gente che si spara in Uzbekistan, che vorrebbe studiare storia dell'arte, e qui in Italia avrebbe di che cosa si spara fare. In Uzbekistan. Per dire, adesso no. Diciamo, un paese come una... Lei, di solito qui abbiamo concorrenti che dicono che non vogliono nessuno in cucina, oppure che chi hanno in cucina le fa lavare i piatti. Lei vorrebbe qualcuno che gli racconta delle storie? Ma no. Se c'è qualcuno che chiacchiera, io sono... Mi fa non piacere. Ti basta Riccardo Rossi? Ma no, se vuole venire qua, a me fa piacere. Volentieri, no. Comunque voglio dare un consiglio, basta che accende la radio. Vabbè. E senti, allora, qua il pesce crudo è il pane quotidiano per uno che ha mangiato di tutto. Larve, insetti, lumache strane, un altro pesce che forse è meglio non dire, che ho mangiato anch'io. Il pesce palla. Hai mangiato anche il pesce palla? Certo. Pesce palla, attenzione, perché se ti... Ecco, vedi, ti cucinerei una cena a base di pesce palla, così se sbaglio... Pesce palla, se si sbaglia a sfilettare, a pulire... Che succede? Muori. Sì. Ah, muori chi lo assaggia. Il cuoco è difficile. Infatti non lo vendono nei mercati. A parte in Giappone, che è uno dei pesci più richiesti. Infatti. Però ci vuole il cuoco... con tanto di laurea in taglio di pesce palla. Allora, a parte i vari modi di abbinarlo, che il pesce crudo si fa un po' svariati modi, vi do un consiglio di presentazione. Con i crostacei, che siano scampi o gamberi, metteteli tra due pellicole di trasparenti, di cellophane. Appena oliate, li battete delicatamente con un batticarne, in modo da creare una sorta di foglio di crostacei. La parte bianca e la parte rossa daranno un effetto marmorizzato. Togliete una pellicola e dentro potete servire un risotto, un'insalatina di carciofi, qualsiasi tipo di verdura fresca cruda marinata e messa all'interno. Chiudete poi l'altra pellicola come se fosse una pallina e la rotolate. Vi viene una sfera di pesce crudo esterno con all'interno un ripieno, che sia caldo tipo un risotto, che sia fresco tipo un'insalata. È raro che venga qualcuno di che sto studiando storia dell'arte, A te piace? Perché c'è la penna così in maniera... Sono pronto a prendere appunti di tutti i tipi. Okay. Qual è il suo pittore preferito? A me lo chiedi? Qual è il tuo pittore preferito, Mirta? Ma il pittore preferito è difficile dire il pittore preferito. Periodo preferito? Beh, gli anni 50 del Novecento. Vabbè. Chiara, pesce crudo da presentare. Un'idea o un abbinamento? Allora, io ti direi una tartare di mormora fatta con una crema di broccoli. Sì, una crema di broccoli e la mozzarella di bufala sopra. Freschissima. Verde, bianco e bianco. Esatto, anche carina da fare la mozzarella a dadini con la tartare a dadini e mescolare tutto insieme e metterla ovviamente con un coppapasta in una forma carina. Fiammetta. Guarda, io ho recentemente mangiato una cosa molto interessante al festival delle zuppe di pesce del Brodetti. No, scusa un attimo, esiste questo festival? Festival di pesce a Fano ogni quarta domenica del mese? Ogni anno, una volta all'anno. Poi. Vabbè. Buono, come ti piace? Di zuppe? Certo, adoro, calde, roventi. Nella quale c'era un anello di gamberi crudi coperti da fogli di gamberi crudi battuti e all'interno di questi c'era una specie di zuppetta di pesce. Quindi dava anche calore. Sì, che dava un leggero calore. Quindi era un mix tra crudo e cotto molto interessante e presentato in maniera divertente. Io mi ricordo la sagra del cinghiale a Cavalbio e la sagra della porchetta da riccia. I miei preferiti. Non mangi pesce crudo, vero? No. Ok. Facciamo una sagra della matriciana iette. La organizziamo a Roma. Ammazza, cioè, ce ne saranno mille, ogni domenica ce n'è una. Ma vuoi mettere quella con te? Ma c'è nei quartieri, c'è la sagra del quartiere di Garbatella, c'è la sagra a Flaminio, a Prati, la sagra della Cassia, dei Matriciani, capito? Ma in ogni casa ci sono le sagre. Io credo che sia la gara culinaria più praticata a Roma.
la sfida di Matriciana. Ok, qua la sfida invece si fa dura perché ti ha scavalcato, passata da sinistra, in regola. Lei sta frullando dei piselli per fare una crema, tu stai facendo un chirashi? Sì. Scrivi Riccardo, chirashi. Ce lo siamo mangiati ieri sera io e Chiara. Non è una battuta, è vero? Di salmone. Eccolo, attenzione! Finalmente faccio qualcosa. Che è? Molto semplice. Ah, l'aiuto è trovami il braccio del mix. È quasi finito il tempo, all'ultimo, sempre. Dove l'hai nascosto? Dove l'hai nascosto? Allora. Eccolo qua, vedo che... Ok, dai, guarda, tanto che ci sei. Visto che ci sono è finito il tempo. Stop! Piatti sopra. Sì, ecco. Sopra i piatti, prego. Vedo che l'avete sfruttato bene l'aiuto dello chef. Quel pomodorino caderà, lo so. L'ho messo apposta. Grazie. Tun, 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 tun. Pubblicità, a tra poco. Studio amici, allora Cuochi e Fiamme oggi tre prove effettuate, Mirta conduce 24 a 21 su un teso Nicola. Allora, from Rome, Mirta che ha fatto questa sorta di finto maki che va di moda mi sembra ultimamente a Cuochi e Fiamme, colorata, pomodorino colorata, manca il bicchierino, mancato il tempo. Poi ovviamente quando si parla di pesce crudo, adesso che va di moda appunto i maki, il sushi te lo richiama molto. No, è carina l'idea di aver utilizzato un piatto che normalmente vediamo sempre come sottobicchiere, di solito non lo usano mai come piatto proprio da portata. Carino così piccolo, avrei disposto ovviamente diversamente le cose perché sono tutte spostate, su, sembra un piatto o incompleto oppure che sia volato tutto quanto verso l'alto. E anche i pomodorini sono carini perché hai usato il pacchino che comunque è piccolo e molto carino. L'idea di mettere dentro il pesce crudo è carina, però come presentazione è un po'... Lascia desiderare. Sì. In realtà non è che lascia desiderare, secondo me, scusa, ma proprio c'è solo un vuoto. Perché in realtà è tutto preparato bene. Qui manca qualcosa, forse serviva mezza giornata in più, non lo so. Ecco tutto qui perché in realtà è molto carino. Poi ci sono i colori italiani che a me piacciono molto. Perché non hai suonato un po' prima il campanello? Ce l'avete l'aiuto? Non è una mancanza. No. C'è apposta. Eh beh sì, non è finito. Il compito in classe non è stato in bianco. Terminato purtroppo. Questi qui non so se avrebbero dovuto essere in questa posizione o diversa perché non è che siano ordinatissimi. Mentre è carina l'idea dei semi di papavero intorno a questi cetrioli. Non è stato finito il compito in classe. Ricorderò di togliere questo piatto dalle possibili scelte. È difficile, Stardesia. Sì. È bellissimo, bellissimo. Il piatto, ma è chiaro che è una mattonella. Non è finito, scherzo. No, questo è finito. Questi sono anche dei miei piatti preferiti. È molto carino perché ovviamente anche qui parliamo di pesce crudo, quindi l'hai preso all'orientale, diciamo così. Molto carino perché è rimasto protagonista ovviamente. E carina anche l'idea di italianizzarlo un minimo con il pomodorino e altri ingredienti. Ti dirò che io il piatto di Ardesia sotto, per quanto mi piaccia, in questo caso non l'avrei assolutamente messo. Mi bastava semplicemente la ciotola con due bacchettine, avrei aggiunto. E un po' di soia. E l'avrei mangiato. Idem. Mm. No. Ma questo qua, così c'era quell'altro colore, capito? Qui dentro. Idem, questo qua. Sì, forse quello anche perché comunque la menta anche vicino da un profumo. Esatto. Forse anche per quello che non aiuta, lo ha messo. Che aiuta, tra l'altro, no? Invece... Attenzione! Invece... Ribaltation. A me l'idea di mettere questi... due, la menta e il pomodoro, mi piace molto perché c'è sempre un richiamo nei piatti giapponesi a una stagionalità. È un fatto fondamentale.
Poi forse io avrei messo in maniera un pochettino più ordinata, un po' più estetizzante, i vari tipi di pesce. Votate. Mirta. Nostro malgrado. Nicola. ...10-5 per Nicola, 31-29, due punti Sine, ti ha passato. Porti a casa il kit di Cuoche Fiamme, ringrazia il programma in giapponese. Arigato gozaimasu. Come? Arigato gozaimasu. Ok. E lei non cinese? No, non lo so. Lei non gliene frega, allora, lo dice, venite con me, ci mangiamo questo che è rimasto, un po' di crudo, un po' di soia, voi siete con noi, che sia crudo, che sia cotto, siamo sempre qua, tutti i giorni a Cuochi e Fiamme.